C'è bisogno di tutto meno che di questo. Meloni, pensioni. Allora, e poi devo tornare da Salvini e poi ci abbiamo il collegamento da Milano. Vorrei tornare al tema e entrare nel merito della vicenda, ponendo due questioni che riguardano la sentenza della Corte Costituzionale. La prima l'ho posta in apertura di questa trasmissione, cioè in questo caso si ritiene di interpretare la sentenza in maniera soggettiva quando in altri casi, quando si trattava di realtà, diciamo, che vivono condizioni decisamente migliori, non si è ritenuto di avere questa libertà, Zanetti. Cioè, insisto, quando la Corte Costituzionale ha detto che non si poteva prelevare sui pensionati d'oro, l'INPS ha preso e ha ridato i soldi tutti, a tutti, senza chiedere, senza fare domande. E quindi il problema, io me lo pongo da questo punto di vista, nei confronti della sentenza della Consulta, e entro nel merito di quello che dice Zanetti. Quando Renzi dice... io non ridò niente a chi prende una pensione da 3.000 euro, noi dobbiamo sapere che chi prende una pensione da 3.000 euro lorde prende in realtà una pensione da meno di 2.000 euro. Quando tu prendi una pensione da meno di 2.000 euro, tendenzialmente, in 40 anni, i contributi corrispondenti te li sei pagati. Che cos'è che non funziona nel sistema retributivo? Non funziona tutta quella realtà di centinaia di migliaia di persone che pesano sulle casse dello Stato in maniera infame, che prendono delle pensioni altissime per le quali neanche lontanamente hanno pagato i contributi. Dico due numeri, fermi, allora. Dico due numeri e poi così sto zitto. I due numeri sono questi. Glieli in Italia ci sono 170.000 no, ma glieli dico io, ci sono 170.000 cartello 14 intanto. 170.000 pensionati d'oro che costano alle casse dello Stato 13 miliardi di euro l'anno. Allora. Che sono un terzo di quanto costano alle casse dello Stato gli 8 milioni di pensionati minimi. Quindi sì. 170.000 persone costano un terzo di 8 milioni. Gli 8.000 italiani, 8.000 persone che prendono una pensione più alta di 10.000 euro al mese costano 1.300.000. Io con Fratelli d'Italia abbiamo tentato di portare in aula una proposta per chiedere che io anche, ti ho votato. Che voi avete sostenuto, per chiedere, anche per evitare che poi si dicesse non ci sono le risorse per aiutare le pensioni normali, di tagliare pensioni che hanno una, diciamo, una forbice stratosferica tra quello che si è versato e quello che si è dato. Perfetto. Quindi ricalcolo con il sistema contributivo come accade per tutti. No, poi dico un'ultima cosa, hanno votato contro, questo lo dico a Nardella perché ancora nessuno del PD è riuscito a rispondermi su perché la sinistra italiana dovrebbe votare contro gente che sta di fatto facendo pagare le proprie pensioni stratosferiche a decine di migliaia di giovani che non avranno una pensione decente mai. Dopodiché l'altra cosa che voglio dire è... Concluda Meloni che dobbiamo andare a Milano, prego. È fastidiosa la sentenza della Corte per quello che riguarda le pensioni normali, cioè le pensioni da 1.400, le pensioni da 1.500, le pensioni da 1.600, perché quelle sono risorse che almeno quelle si dovevano restituire. Ci sono altre sentenze della Corte, una fece passare il contributo di solidarietà, il blocco degli adeguamenti, chiedo scusa, sulle pensioni superiori a 8 alle 8 volte il minimo. Si poteva usare quel parametro, Prodi. Perché? Perché poi che cosa si chiede il pensionato? Scusate, ma se la Corte Costituzionale dice che mi dovete ridare questi soldi e Renzi mobilita complessivamente l'equivalente dell'11% di quello che dovrebbe ridarmi, sai che c'è? Posso pagare anche io l'11% delle tasse che devo allo Stato o l'11% delle cartelle esattoriali che mi arriva? Perfetto. Siccome non lo posso fare, insomma, è un po' difficile, no? Far rendere credibile lo Stato. Andiamo a Milano da